Con il solo 9% dei cattolici che dichiara di andare a messa, il rischio per la Chiesa in Austria è che le periferie esistenziali comincino un metro dopo il sagrato della parrocchia. Ma questa consapevolezza non fa rima con paura. La Chiesa locale viene da 2 decenni di duri colpi, alcuni scandali di pedofilia, il dissenso organizzato di una frangia di sacerdoti. Tuttavia, nuovi germogli di vita cristiana stanno fiorendo e i vescovi austriaci ne hanno parlato nei giorni scorsi con Papa Francesco durante la visita ad Limina in Vaticano. Germogli che non a caso riguardano i giovani, come racconta il presidente dei vescovi austriaci, il cardinale arcivescovo di Vienna, Christoph Schönborn. C'è un risveglio tra i giovani, non tanto attraverso le parrocchie, ma attraverso nuovi movimenti. Molti dei nostri giovani, lo dico, è così, vanno a Medjugorje, tornano con un nuovo slancio per la fede, fanno gruppi di preghiera, si incontrano, cantano i vespri, vanno nei monasteri, abbiamo grandi monasteri, e si ritrovano tra di loro. E questo movimento sempre più diffuso dei giovani che riscoprono la fede è per noi una grande speranza. Con una presenza di battezzati in calo e molti anziani, quella austriaca si sta trasformando da una chiesa di maggioranza a una chiesa di tipo comunitario, alla quale cioè si appartiene perché lo si vuole. Ma c'è un'altra tendenza, in piena sintonia con gli insegnamenti di Papa Francesco. La chiesa numericamente diminuisce in Austria, ma la carità sta crescendo. È un fenomeno interessante. Tanta gente è disposta ad aiutare i poveri, a impegnarsi per problemi sociali, per disoccupati, per senza tetto, per profughi, eccetera. Forse non vanno in chiesa, ma hanno un cuore toccato della povertà, della miseria degli altri, e sono una ricchezza per la Chiesa. Papa Francesco, spiega il cardinale Schönborn, vuole un'immagine realistica della situazione e a ciò stanno contribuendo le 43.000 risposte già date dai fedeli austriaci al questionario preparatorio per il sinodo sulla famiglia del prossimo ottobre. C'è un risveglio di fede dunque al quale molto sta contribuendo il modo con cui il Papa propone il Vangelo. Non viene come per bastonare, ma per invitare. E ci ha detto una cosa molto bella, citando Papa Benedetto, e l'ha detto spesso: la Chiesa cresce non col proselitismo, ma con l'attrazione. E l'attrazione è il fatto di una vita cristiana convincente.